cari amici di Telechiara che seguite la mia trasmissione Il Salotto di Maria Cristina. Siete tutti invitati dall'Associazione Culturale Salutaria alla cena che si terrà sabato 28 novembre alle 19:30 al ristorante Cascina dal Pozzo a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza. Se siete interessati a partecipare, e mi farà molto piacere, così ci conosceremo dal vivo, potete telefonare ai numeri che vedete in sovraimpressione o prenotare via mail che vi verrà mostrata ora. Grazie, vi aspetto e a presto. Buon pomeriggio cari telespettatori di Telechiara, ben ritrovati nel salotto di Maria Cristina. Come potrete intuire, io sono Maria Cristina Strocchi, la conduttrice, sono psicologa e psicoterapeuta. Anch'io ho incontrato un angelo, visto che il tema della puntata è incontri che ti cambiano la vita. Ho incontrato il dottor Sergio Labella, che mi ha dato questo nuovo progetto da portare avanti e a cui io avevo cominciato a pensare, l'avevo nel cassetto da qualche tempo. Quindi avrete anche capito qual è lo scopo della trasmissione, quello di parlare di persone che avevano dei sogni, degli obiettivi, ma perché per una serie di nemici interiori, la paura di cambiare, il giudizio, la paura, l'orrore dell'errore, non hanno mai avuto il coraggio di portare avanti. E qui, appunto, nella nostra trasmissione di oggi, abbiamo due ospiti che poi Carlo presenterà, che invece hanno avuto questo coraggio di realizzare i loro sogni. Prego Carlo. Direi che passiamo quindi, grazie Cristina, passiamo alla presentazione degli ospiti. Allora abbiamo la dottoressa Patrizia Ruscio, che è giornalista di Famiglia Cristiana e di Confidenze ed altre testate ad alta diffusione. Buon pomeriggio Patrizia. Buon pomeriggio. E nonché autrice di un libro molto molto significativo e molto bello, che è Quella volta un angelo. E poi abbiamo il dottor Giovanni Bevilacqua, che è un medico dentista e con la passione ritrovata da pochi anni. Da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, da un anno e mezzo, quindi da un anno e mezzo, della una grande passione di fotografia che adesso ci illustrerà come sta portando avanti il suo progetto. Prego Cristina. Allora, da questa mattina, per chi vede ora la trasmissione, abbiamo parlato di angeli, che sono le persone che ognuno di noi incontra nella vita e che magari danno uno spunto, un aiuto, sia in un momento di difficoltà, ma anche danno l'opportunità, che bisogna cogliere al volo, diceva Patrizia giustamente, per poi realizzare dei progetti. Quindi torno a te Patrizia. Nel tuo libro, scrivendo il tuo libro, hai avuto opportunità sicuramente di conoscere molte persone e sicuramente ci sarà stato un aneddoto, un qualcosa che ti ha colpito di più. E vorrei che ce lo raccontassi. Allora, è successa una cosa, diciamo all'inizio, cioè, anche abbastanza imbarazzante, nel senso che io avevo proposto all'editore 20 storie, 10 storie di uomini e 10 di donne. E tra le storie femminili aveva accettato, insomma, di raccontarmi la sua un'attrice molto conosciuta, molto amata, molto famosa, non faccio il nome. Non fa il nome, giusto? E quindi io contavo sulla sua presenza a circa 5 giorni dalla consegna del lavoro, quindi era luglio del 2011, io ero sicura insomma della sua partecipazione, invece lei mi dice di no. Quindi io mi sono ritrovata scoperta e allora ho detto vabbè, alla fine presenterò 19 storie anziché 20, però la cosa un po' mi dava fastidio insomma.
ormai eravamo d'accordo sul numero delle storie. Per fortuna, qualche settimana prima ho conosciuto una ragazza che anche le fattezze di un angelo, perché insomma bionda con gli occhi verdi, la Lavinia, la mia carissima amica, che fa l'attrice e che è molto amica di Simona Marchini, la Iside Martufone, certo. La suocera di uno dei personaggio mitico di Don Matteo, la quale ha accettato, insomma, quindi mi ha raccontato una storia meravigliosa, in cui racconta dell'incontro, insomma, con Don Lurio e tanti altri aneddoti simpaticissimi, e mi ha salvato e ti ha permesso di avere le 20 storie, la completezza del progetto, ecco. Quindi sì, sono cose, sono... è stata una cosa molto bella. Sì, è stata molto bella, sono gli errori. Stavo sentendo, Patrizia, queste tue testimonianze, e direi che possono essere anche favorite dal fatto che abiti a Roma, quindi una grande città dove ci sono tante personalità, tante persone famose, tante persone anche molto significative da incontrare, quindi credo che questo sicuramente agevoli. Sì, sicuramente, Roma, insomma, Roma è facile incontrare persone, è una città che ti offre molto. Beh, però anche da noi è possibile, è vero. Madonna, comunque, certo che sì. Io adesso, visto che stiamo parlando di angeli e di incontri che cambiano la vita, vorrei chiedere alla regia di far vedere ai nostri telespettatori delle immagini. Eccole di angeli. Scorrendo. E vorrei che tu, Giovanni, le commentassi con noi. Beh, intanto non sempre gli angeli debbono essere biondi e con gli occhi azzurri, per esempio. Questo è un angelo moro con gli occhi castani, ma forse anche gli angeli non hanno proprio fattezza sostanzialmente, almeno così ci viene detto. E niente, sono delle immagini che io preso con la mia macchina fotografica, e la tecnica che uso è una tecnica un po' particolare, basata sulla fusione di immagini, e la cosa importante però, ovviamente, come sempre nella fotografia, è avere in mente prima quello che devi fare dopo e non basarsi solo sulla casualità, perché altrimenti non puoi ottenere il risultato che vuoi. Qui vediamo delle immagini che sono, come dire, come dei fantasmi o come delle persone eteree, come dei personaggi eterei che possono frequentare anche la nostra tavola quotidiana dove noi ci sediamo a pranzo. Spesso e volentieri, quando noi abbiamo a che fare anche con i nostri familiari, può esserci di mezzo un angelo che ci consiglia, ovvero una voce interiore che ci consiglia su come comportarci con la persona che abbiamo vicino, perché i figli, la moglie, la compagna, sono persone che diventano adulte, soprattutto i figli, ovviamente, in questo caso noi li vediamo sempre bambini, ma io ho tre figli, il più grande ha 30 anni, la più piccola 25, e devo abituarmi a capire che ormai sono adulti e sono persone, e abituarsi a trattare con queste persone nuove, e ci vuole spesso una mano di un angelo che mi aiuti a confrontarmi con loro in maniera ogni giorno diversa. Anche perché sono i cambiamenti, esatto, della vita che, esatto, sono inevitabili. Io vorrei tornare un attimo a te, Patrizia. Grazie, Giovanni, di averci, prego, spiegato queste tue bellissime foto. Volevo chiederti, Patrizia, Lucio Dalla purtroppo non c'è più. Che cosa potresti raccontarci di lui nella, allora, sua intervista? Ma Lucio Dalla era una persona molto generosa. Io l'ho incontrato per poche frazioni di secondi a Roma durante la festa dell'editoria. Io ero andata lì per caso, e per caso l'ho visto e mi sono presentata. E mi ha detto subito di sì, però lui era una persona che, insomma, era sempre su almeno 4-5 progetti contemporaneamente, e credo che fosse, che sia stata una persona che difficilmente diceva di no, quindi poi purtroppo non è stato, diciamo, possibile incontrarlo di persona, però abbiamo fatto questa bellissima intervista telefonica. Di lui mi è rimasta una sensazione: tutti i poeti hanno
la capacità di evocare delle immagini mentre parla. Mi ricordo che durante la nostra intervista telefonica, io quando parlava mi descriveva i suoi incontri e altro, vedevo delle cose, vedevo dei fiori, non so se riesco a renderla a parole, è un po' difficile, è una sensazione che scaturisce quando si ha a che fare con persone che hanno un'immaginazione molto potente. Mentre lui parlava, io vedevo dei colori, vedevo delle immagini, sì, vedevo delle cose meravigliose, al di là delle parole e dei concetti che mi ha veicolato, che poi sono molto belli, insomma. Bello. Questo. Bene, su questa bellissima testimonianza di questo incontro telefonico con il grande Lucio Dalla, noi ci fermiamo un attimo e diamo la parola alla regia. A fra poco. L'Associazione Culturale Salutaria invita i telespettatori che ci seguono nella trasmissione omonima ad un evento che si terrà il 28 di novembre presso la Cascina Dal Pozzo in Grisignano. Ci sarà una conferenza dal titolo "Ad ogni stagione il cibo biologico giusto". Alla conferenza interverranno nutrizionisti, biologi, medici, dietologi, psicologi e la serata sarà allietata da una cena con degustazione di cibi e bevande rigorosamente biologici e a chilometro zero. Per informazioni e per prenotazioni potete telefonare ai numeri in sovraimpressione oppure prenotarvi via email. Arrivederci. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Ben ritrovati, cari telespettatori di Telechiara. Allora, Giovanni, io vorrei chiederti questo. Ogni artista ha delle opere che gli sono particolarmente care. Io vorrei che adesso tu ci mostrassi e mostrassi ai nostri telespettatori le opere che ti hanno più colpito il cuore. Beh, prendo spunto dalla tue ultime parole per introdurre le fotografie che i nostri telespettatori stanno vedendo. E sono le immagini di Innamorati di Verona, che è una ricerca fotografica che io ho iniziato un anno fa, un anno fa circa. Era ottobre, siamo a ottobre, quindi è un anno fa circa, e che vedrà la sua conclusione il prossimo 3 dicembre con l'esibizione di una mostra a Verona in Gran Guardia, con l'inaugurazione il giorno 3. Ovviamente siete invitati tutti, guai se Maria Cristina non viene, se Carlo non viene, spero che anche la dottoressa voglia venire. È una mostra molto importante ed è una ricerca molto importante, perché si tratta di raffigurare, di rappresentare una città
attraverso il mio occhio artistico. Qua stiamo vedendo il Lungadige che porta, Lungadige Riva San Lorenzo, che porta Castelvecchio. Ecco, voi che non, chi non conosce Verona non sa che là in fondo non ci sono due torri, ce n'è una sola. La mia, ecco, le due torri di Castelvecchio non esistono, ce n'è una sola. Si tratta proprio di diverse sovrapposizioni di fotografie che portano a, a una rappresentazione di una Verona immaginaria e immaginifica, pur rimanendo nella rappresentazione del monumento stesso. Non è una cosa facile, perché normalmente una città si rappresenta o in maniera di mappatura topografica, o in maniera narrativa, o in maniera architettonica. Rappresentarla in maniera artistica, come la fotografia che stiamo vedendo adesso è Piazza Erbe, dal titolo Il leone e la torre. Bellissima. Non è facile, perché vuol dire riuscire a rappresentare la stessa piazza, però con la mio modo, con il mio modo di vedere la piazza, ovvero con il mio modo di raffigurare artisticamente la piazza stessa. Quella fotografia particolarmente mi è molto cara, è una fotografia che in mostra è 1,80 m per 1,20 m è rappresentata proprio alla maniera dei pittori che normalmente si mettono in Piazza Erbe per dipingere la piazza. Infatti, io ho cercato di raffigurare la piazza nello stesso modo in cui lo fanno loro. Non è molto facile, sono state fatte circa 3.000 foto, di cui sono state scelte 1.200, di queste 1.200 io ne ho scartate tantissime, questa è l'arena, ma la conoscete tutti, ne ho scartate cose, siamo arrivati a 750, il critico dottor Cusella ne ha scelte 250, da lì poi adesso in mostra arriveremo con circa 70 fotografie, quindi è stato un lavoro anche molto grande, molto importante ed è sicuramente l'ultima fatica. Mi permetto di dire una cosa, non fermatevi alle difficoltà, perché per esempio la strada che io ho intrapreso, quella del mondo dell'arte, non è una strada tutta in discesa, è tutta in salita, e a 60 anni andare di porta in porta con il portfolio fotografico, bussando alle, ecco, vediamo la locandina della mostra, che tra l'altro è ripresa anche sul giornale Arte, che è in edicola, lo trovate tutti. Non è facile e non bisogna fermarsi, quindi bisogna crederci anche in quello che ci si fa, oltre all'aiuto dei familiari, oltre alla spinta degli amici, oltre al sostegno delle persone care, bisogna anche crederci. E perseverare. Assolutamente sì. Non arrendersi alle prime difficoltà. Senza neanche negarsi. Vogliamo ripetere le date della mostra? La mostra si svolge, ci sarà l'inaugurazione il giorno 3. Ecco, qui vediamo Piazza Erbe, che ecco, questa è una, io non so mai, sono innamorato di tutte le mie fotografie ovviamente, perché sono fotografie che richiedono molto lavoro, sia nella fase di acquisizione che nella fase di lavorazione. Comunque la mostra inizia il giorno 3 dicembre nel Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra a Verona, alle ore 10.30 ci sarà l'inaugurazione con le autorità eccetera, e poi proseguirà fino al giorno 15 dicembre, l'ingresso è libero e ci saranno circa 70 fotografie in mostra. Complimenti, c'è veramente un grosso lavoro di produzione. Bellissima. Ma c'è anche una grande visione alla base, quindi veramente complimenti. Molto bello. Un bellissimo talento che ha ricominciato a far funzionare. Grazie. Benissimo, io sono molto contenta perché sì, ho seguito un po' questo progetto. Diciamo che Maria Cristina, adesso sveliamo l'arcano, Maria Cristina è stata la mia madrina quando ho fatto la prima mostra, e la dottoressa Maria Cristina Strocchi è stata la mia madrina, cioè, mi ha introdotto alla mostra. Diciamola giusta, cari telespettatori, io l'ho messo di fronte al fatto compiuto, esatto. Nel senso che io gli ho organizzato questa mostra a sua insaputa. È vero, è vero. E per cui lui si è trovato a dover affrontare questo primo evento, che è stato esattamente l'8 marzo di 2014. Alla Gattaccia, esatto. Alla Gattaccia, quindi vedete che il percorso di Giovanni è stato molto veloce, ed è per questo che noi vogliamo trasmettere a voi telespettatori questo messaggio, che se avete un progetto cercate di portarlo a termine, non fermatevi alla prima difficoltà e soprattutto fregatevene un po' del giudizio degli altri, perché l'orrore dell'errore dobbiamo abbatterlo, si sbaglia per imparare e nessuno di noi è perfetto,
neanche gli psicologi lo sono. Patrizia, vorrei ritornare per l'ultima volta a te, perché poi il nostro tempo scade, come sempre accade. Volevo chiederti che, cioè, tu hai anche intervistato un bellissimo attore, Alessio Boni. Vorrei, così, per curiosità femminile, portate pazienza, che tu mi raccontassi la storia di Alessio Boni. La storia di Alessio Boni è una storia di solidarietà, perché Alessio Boni, oltre ad essere il bravissimo e bellissimo attore che tutti conosciamo, tra gli interpreti della Meglio Gioventù, Walter Chiari e altre fiction e pellicole di successo, è anche una persona con un cuore grande, una persona che appena può si spende veramente per cause sociali. Sino a qualche anno fa è stato testimonial del CESVI, in particolare diciamo, si è dato da fare per sensibilizzare alla causa dei malati di HIV nei paesi in via di sviluppo. Quindi insieme ad altri colleghi, attori e registi, andava e va tuttora, insomma, in queste aree del mondo e gira dei documentari che poi vende e con ricavato finanzia, insomma, queste opere di cura nei confronti dei sieropositivi. E quando gli è stato proposto per la prima volta di fare, insomma, svolgere questo secondo lavoro, in un certo senso lui ha accettato di buon grado, perché, come dice anche nel libro, ha detto: se questa faccia può aiutare, essere utile per fare qualcosa di buono, ben venga. Da lì poi è partita questa esperienza che dura tuttora. È molto bravo, molto sì, bella. Sì, molto impegnato, e l'ha portato anche a una consapevolezza diversa, una visione diversa della vita e soprattutto del mondo occidentale. Ecco. Benissimo, allora noi vi ringraziamo, siamo in chiusura, perché tra un po' berremo il tè, delle ore 17, in ogni salotto che si rispetti. E visto che abbiamo ancora qualche minuto, io vorrei che dessimo un consiglio ai nostri telespettatori. Finché ci pensate, comincio io, così intanto vi do il tempo. Allora, cari telespettatori, noi oggi abbiamo parlato di angeli, di incontri con persone che ci aiutano. Purtroppo nella vita, e sarete d'accordo con me, noi incontriamo anche persone che non ci aiutano affatto, che ci fanno soffrire. Però se noi riusciamo a vedere in questi incontri un lato positivo, possiamo anche evolvere e migliorare noi stessi. Passo la parola a Giovanni. E credo che la cosa più importante sia credere in quello che si vuol fare e non arrendersi mai. E non fermarsi di fronte ai primi ostacoli. Non c'è niente di facile nella vita, per cui soprattutto se vogliamo realizzare un nostro sogno dobbiamo anche sbatterci il naso, ma l'importante è non avere rimpianti. Patrizia? Il mio consiglio è quello di trasformare le esperienze, le vicissitudini, anche quelle negative, appunto in esperienza. Di non lasciarci condizionare troppo dal passato. Nelle vite di tutti noi c'è del bello e c'è del meno bello, ma di fare esperienza, quindi andare avanti con fiducia e apertura, perché, come ha detto qualcuno, la mente è come un paracadute, funziona solo se è aperta, e quando è aperta succedono veramente delle cose molto molto interessanti. Carlo, bene, chiudi tu. Sì, allora noi ringraziamo, è stata una puntata veramente con tanti spunti molto interessanti, complimenti. Allora noi ringraziamo la dottoressa Patrizia Ruscio. Grazie a voi. Che è venuta da Roma, e quindi la ringraziamo doppiamente. È stato un piacere. Il talentuoso fotografo, il dottor Giovanni Bevilacqua. Grazie, che è venuto da Verona. Che è venuto da Verona. Grazie a voi. Grazie Maria Cristina, grazie di questa bellissima trasmissione. E poi passo la parola a Maria Cristina. Grazie Carlo, grazie a tutti voi, cari telespettatori. Allora noi vi aspettiamo mercoledì prossimo alle 11.30 per parlare di un altro tema interessante. 7, no grazie, tutto quello che possiamo sapere su questo argomento insieme. Grazie, restate con noi anche la prossima volta. Cari amici di Telechiara che seguite la mia trasmissione Il Salotto di Maria Cristina,
siete tutti invitati dall'Associazione Culturale Salutaria alla cena che si terrà sabato 28 novembre alle 19:30 al ristorante Cascina dal Pozzo a Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza. Se siete interessati a partecipare, e mi farà molto piacere, così ci conosceremo dal vivo, potete telefonare ai numeri che vedete in sovraimpressione o prenotare via mail che vi verrà mostrata ora. Grazie, vi aspetto e a presto.